Se non hai ancora imparato come si sbuccia una mela, tra un po' scoprirai come si fa. Innanzitutto è importante l'impugnatura del coltello. Il coltello deve essere impugnato in maniera abbastanza avanzata, con il dito indice che tocca la lama. Il resto delle dita toccano il manico, il pollice fa da contraltare, potremmo dire, al dito indice. Il dito indice serve per dare la spinta al taglio, il dito pollice serve per tre cose: frenare il taglio, evitare di tagliarsi, quindi di darsi una coltellata, e trattenere il pezzo di frutto che si vuole tagliare oppure la buccia mentre si taglia. Ci sono due modi per sbucciare una mela: o la si sbuccia intera, o la si sbuccia facendola prima in quattro parti, cioè quattro spicchi, quattro frazioni. Dividiamo la mela in quattro spicchi. Procedo così. Prendo lo spicchio. Prima levo la parte interna che non voglio mangiare, con due semplici tagli netti. Appoggio il coltello. Come vedete, l'indice è posizionato in maniera da spingere, il pollice è già pronto per frenare il coltello, trattenere la buccia e eventualmente, se devo prendere un pezzo di mela, trattenere il pezzo di mela. Inizio a scorrere facendo ruotare lo spicchio con la mano sinistra. Taglio meno polpa di mela possibile. Come vedete, una volta imparata l'impugnatura diventa una cosa semplicissima. In conclusione, ci vogliono pochissimi secondi per sbucciare una mela. Ora che sai come si fa, hai un motivo in più per mangiarla. Buon appetito!